I nuovi ospedali toscani fanno acqua da tutte le parti, lo dice in una intervista con Chiara Valentini, il capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale, Andrea Quartini, che è anche medico e fa parte della Commissione regionale Sanità. Andiamo avanti un altro servizio in regione, incontro con i giovani sul loro futuro in agricoltura. Gigliola Caridi. Mi trovo in regione per un incontro molto molto importante, quello con il presidente della regione Enrico Rossi, l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi, l'Università di Firenze, le associazioni di categoria, l'IRPET e soprattutto i giovani che hanno partecipato ad un bando molto importante che è di Giovani Sì, per insediare nuove aziende agricole. Loro hanno parlato delle loro esperienze e del perché i giovani ritornano a lavorare la terra. Tra i giovani un'avvocatessa esperta di diritto fallimentare che ha lasciato la capitale e le aule di tribunale per coltivare erbe officinali a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo e mettere su un'azienda che dà lavoro a ragazzi con disabilità. Anche un giovane di Magliano in provincia di Grosseto ha deciso di scommettere proprio sul podere nel quale il nonno lavorava come mezzadro e metterci su un'azienda multifunzionale. E anche un giovane di Pescia che ha formato una cooperativa con altri 4 coetanei in un'azienda abbandonata puntando sul biologico e sull'allevamento di pecore e suini. E anche un giovane agronomo con tanto di master in marketing che si trova appunto a Murlo in provincia di Siena che ha fondato un'azienda biologica e sogna di coinvolgere portatori di handicap nell'attività sui campi. E un altro giovane, anche lui laureato in scienze aziendali di Rosello in provincia di Grosseto, che si è dedicato all'allevamento di bovini di razza chianina e di pecore di razza appenninica. E poi la storia di un altro giovane di Torrita di Siena che ha scelto tra l'altro di produrre birra artigianale oltre ad altri prodotti come olio, legumi e cereali nella sua azienda biodinamica. Una scommessa vinta da tutti questi giovani grazie al bando della regione. L'IRPET ha detto che in 3 anni ci sarà un maggior PIL di 173 milioni e oltre 6.000 posti di lavoro.